Sì. Eccoci. Allora, grazie per essere qui questa sera. Iniziamo il terzo incontro del ciclo Politics, dedicato ad alcuni dei temi nodali della politica nazionale e internazionale di questi tempi, e iniziamo in un'occasione abbastanza triste che ci affligge come italiani. È morto Antonio Megalizzi, giovane giornalista che è stato colpito a Strasburgo dal terrorista che è stato poche ore prima catturato, e so che Daniele Liotti è stato, come dire, molto, molto vicino alle persone che sono state coinvolte in questa tragedia, e so che la cosa lo ha colpito molto, e niente, volevo che in qualche modo partecipassimo di questo lutto per tutti noi. Detto ciò, iniziamo invece con la lezione del professor Valli, emerito di economia dell'Università di Torino e autore di varie importanti pubblicazioni sui temi che questa sera ci interessano in particolare, che ci parlerà della globalizzazione e di come sia possibile e anche necessario regolarla. Grazie. Allora, io sono Gualberto Ranieri, quindi questa sera sono giornalista, questa sera farò il moderatore di questo dibattito, che poi ovviamente mi auguro che veda anche la vostra partecipazione con domande e richieste da parte vostra. Una brevissima premessa. La settimana scorsa ero a Londra, tra l'altro sì, sono giornalista, ma una parte della mia attività professionale l'ho fatta, come dicono gli inglesi, dall'altra parte della barricata, nel senso che ho lavorato come comunicatore per azienda, e l'azienda era il gruppo Fiat, e quindi sono stato per molti anni a Londra, e sono stato in un totale di 17 anni negli Stati Uniti, e di cui gli ultimi 7 a Detroit, e quindi avendo detto Fiat, avendo detto Detroit, automaticamente capite che mi sono occupato di Fiat Chrysler ed ero il responsabile della comunicazione per il Nord America appunto per Fiat Chrysler. Quindi un pochino di esperienza, l'altra esperienza a Chicago lavorando per Casey Holland, quindi macchine agricole per le costruzioni, mi hanno consentito così di vedere da vicino cosa significa lavorare per un'azienda sostanzialmente abbastanza globale, non interamente globale, ma quasi. Comunque, avendo già ricevuto l'invito di essere qui stasera all'Istituto Gramsci, la settimana scorsa sono entrato in una delle poche librerie rimaste nel centro di Londra, Archard su Piccadilly, e sono sceso giù nella sezione business, curioso di vedere come se c'era una sezione globalizzazione oppure no. Beh, se uno ha dubbi sul fatto che la globalizzazione non è la cup of tea di questi tempi, bastava guardare appunto una parte della sezione business in quella libreria. Per curiosità ho chiesto a mia figlia, che è giornalista e lavora a Parigi, di andare in una libreria, una grossa libreria vicino alla stazione televisiva dove lavora, per dirmi se anche lì ci sono libri sull'argomento. La risposta è stata la stessa. Non ho osato chiamare nessun amico a New York, visto e considerato che al di là della Rizzoli e poche altre librerie, trovare una libreria anche a New York è sempre più difficile e raro. Però guardando il catalogo di Amazon Stati Uniti, voglio dire, ho visto tanti libri. Quindi è interessante stasera sentire
dai nostri oratori, da una parte il professor Valli e poi l'eurodeputato Viotti, che cosa si pensa da un punto di vista globale extraeuropeo e qui in Europa, nell'ottica dal punto di vista del privilegiato del Parlamento europeo, vedere fare appunto il testare lo stato di salute della globalizzazione e magari della post-globalizzazione. A Torino parlare, presentare il professore, credo che sia il professor Valli, credo che sia un po' un'offesa, visto che è molto ben conosciuto e noto. Per cui, professore, credo che sia opportuno lasciare a lei la parola. Grazie. Grazie. Il problema della globalizzazione è uno dei problemi chiave di questi tempi e si discute dopo che Trump ha modificato molto la politica internazionale, economica internazionale degli Stati Uniti, se la globalizzazione continuerà o se si arresterà o addirittura tornerà indietro. Io inizierò con alcune cose che tutti voi sapete, quindi sarò molto breve in questo. Che cos'è la globalizzazione economica? La globalizzazione economica non è semplicemente l'espansione di esportazione e importazione di merci o di servizi, ma è soprattutto la crescita dell'interconnessione economica tra paesi e tra imprese, sia a livello macroeconomico tra paesi, sia a livello di imprese, quindi multinazionali o altri tipi di imprese. E di questo che ha portato, ad esempio, negli ultimi decenni a un'espansione molto elevata delle cosiddette global value chains, cioè le catene di valore aggiunto globali tra paesi e tra imprese soprattutto. E quindi la globalizzazione ha un impatto sia sulla politica economica dei singoli paesi, un impatto dirompente, sia nei rapporti tra il mondo delle imprese. Come vedremo anche sulle disuguaglianze identity, sull'occupazione, sui tipi di occupazione e sugli sviluppi economici presenti e futuri. Ma accanto alla globalizzazione economica c'è la globalizzazione finanziaria che ha avuto, e questo è importante tenerlo presente, tempi molto diversi o abbastanza diversi rispetto alla globalizzazione economica. Cioè la globalizzazione finanziaria si è sviluppata soprattutto dagli anni 80 e 90, mentre la globalizzazione economica, la seconda grande ondata della globalizzazione economica, era iniziata già negli anni 70. Quindi con ritardo rispetto alla globalizzazione economica, ma in un certo senso mutandola radicalmente al suo interno. L'intreccio tra globalizzazione economica crescente, fino a poco tempo fa, e globalizzazione finanziaria crescente anche oggi, anche dopo la grande recessione, è un intreccio che va studiato insieme e non si tratta di altro. Gli scambi finanziari globali sono tantissimi, sono l'acquisto di valute per comprare merci, ad esempio tra i beni e servizi. Sono le speculazioni finanziarie, sono il finanziamento di operazioni finanziarie, ad esempio l'acquisto di bonds o di derivati e così via. Quindi il complesso di transazioni finanziarie è enormemente aumentato da quando la globalizzazione finanziaria si è avviata in modo forte, e cioè dagli anni 80 in poi soprattutto. E in questo processo bisogna tenere conto che mentre la globalizzazione economica e quella finanziaria toccava negli anni 70 quando si è avviata la globalizzazione economica e negli anni 80 quando si è avviata la globalizzazione finanziaria in modo più forte, più incisivo, toccava soltanto una parte del mondo, toccava gli Stati Uniti, toccava l'Europa occidentale soprattutto e toccava altri paesi come l'Australia, il Canada, il Giappone e così via. Ma non toccava l'Europa dell'Est e l'Unione Sovietica, non toccava la Cina e toccava solo lateralmente alcuni paesi latinoamericani e alcuni paesi africani.
mentre nel giro di pochi decenni la globalizzazione economica e poi anche quella finanziaria si è estesa rapidamente, con sussurri eccetera, con resistenza anche, ma si è estesa a quasi tutto il mondo. Come vedremo, mentre possiamo vedere questi dati, vedete che l'indice di liberalizzazione degli scambi internazionali, cioè la percentuale della popolazione mondiale toccata in modo significativo dalla espansione sia della globalizzazione economica sia di quella finanziaria, tocca adesso oltre il 90% della popolazione mondiale, mentre toccava ancora nel 1990 il 58% della popolazione mondiale. Dopo c'è stato il passaggio dell'Europa dell'Est nell'ambito della globalizzazione economica dell'Occidente, c'è stata la caduta della dissoluzione dell'Unione Sovietica, c'è stata l'apertura della Cina dal 78 in poi, ma soprattutto dagli anni 90 in poi, dal 2001 l'entrata della Cina nella Organizzazione Mondiale del Commercio, e quindi sono stati tutti i passi che hanno portato alla globalizzazione sia economica che finanziaria, che nel tragico complesso degli aspetti, a livello veramente quasi globale. Mentre prima toccava, dagli anni 90, negli anni 90, toccava poco più della metà della popolazione mondiale, e quindi metà di quello. Quindi questo è importante tenerlo presente, come è importante tenere presente un'altra cosa, che molte volte si parla di globalizzazione come se fosse la globalizzazione tra paesi uguali e tra imprese uguali. Mentre invece il succo della globalizzazione, il suo aspetto più importante è la ineguaglianza di forza economica, di forza politica, di forza finanziaria, di forza militare tra paesi, e l'ineguaglianza di forza finanziaria ed economica tra imprese. E quindi se si studia la globalizzazione solo in astratto, come processo di più esportazione e importazione, più interconnessioni economiche, senza considerare le differenze di peso di ciascun attore nella globalizzazione, sia tra stati, sia tra imprese, si perde. Le ondate principali della globalizzazione in età contemporanea, gli storici parlano di parziale globalizzazione anche molto prima, pensate a ciò che è successo nel Mediterraneo, nei rapporti con l'Oriente, con le repubbliche marinare italiane, ad esempio Venezia, eccetera. Pensate cosa è successo più avanti con l'apertura dell'America. Ma tutti questi sviluppi sono stati inferiori in estensione e diversi come intensità rispetto a ciò che c'è stato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento fino alla Prima Guerra Mondiale, la prima grande ondata di globalizzazione, e quella che c'è stata dagli anni 70 in poi, la seconda grande ondata di globalizzazione, dagli anni 70 in poi del secolo passato. Queste due grandi ondate però hanno un'importante differenza. La prima grande ondata di globalizzazione era rapporti interconnessioni crescenti tra paesi industrializzati o abbastanza industrializzati nell'epoca e soprattutto tra i centri degli imperi coloniali e le colonie. E quindi tra la periferia degli imperi coloniali, ad esempio l'India, l'Impero Britannico, e il Regno Unito, il centro dell'impero coloniale, che erano in condizioni ben diverse come attori della globalizzazione. Uno creava la globalizzazione, il Regno Unito, l'altro subiva la globalizzazione, l'India oppure le altre colonie del Regno Unito. E quindi la prima globalizzazione, se voi prendete certi indicatori, non appaiono troppo diversi dalla prima fase della seconda globalizzazione.
ma la grande importanza era il fatto che una parte importante della globalizzazione dell'epoca era tra stati disuguali, tra paesi disuguali, tra i colonizzatori e i colonizzatori. Mentre invece la seconda parte, la seconda ondata di globalizzazione dell'età contemporanea, cioè quella che va da 1970 in poi, è tutta in gran parte tra paesi sovrani, politicamente non dipendenti dagli altri, ma con forza politica, militare e finanziaria molto diversa rispetto al presente. Quindi non c'è più il rapporto coloniale diretto, ma c'è la differenza di peso tra gli attori della globalizzazione. L'indicatore che possa essere usato sul grado di apertura mondiale, cioè importazione più esportazione percentuale del PIL, vedete che sono cresciuti da 70 all'80, parecchio, ma anche dall'80 in poi, fino al 2007, fino al 29,6%, dal 19,4%. E poi invece dal 2007 al 2016 il grado di apertura si imposta. Sono lo stock di investimenti diretti esteri in percentuale del PIL, gli stock di investimenti diretti in entrata e in uscita diviso 2 in percentuale del PIL, e voi vedete che questi sono cresciuti anche dopo l'intendenza generale, anche dopo la grande recessione. Sono passati dal 6,2% dell'80 al 35% del 2016. E poi l'indice di avversione e il primo già processo. Il dibattito sulla globalizzazione ha messo in luce vantaggi e svantaggi della globalizzazione. Voi tutti sapete quali possono essere i vantaggi e gli svantaggi della globalizzazione, quindi li ricorderò sommariamente, brevemente. I principali vantaggi sono che la produzione di beni, di servizi, di diversi servizi, viene fatta a minor costo. E quindi questo aumenta il benessere collettivo. Ma lo aumenta allo stesso modo per tutti? Questo vedremo, non è così. E secondo è che la globalizzazione ha fortemente contribuito ad ampliare rapidamente l'industrializzazione e anche in parte i servizi moderni, il livello tecnologico medio, di grandi paesi emergenti, come la Cina e l'India, in particolar modo dopo i primi anni 90. Quindi questi paesi hanno usufruito in quella fase storica della globalizzazione, mentre altri paesi ne hanno usufruito molto meno, in ambito dei paesi in via di sviluppo, di molti paesi poveri, ne hanno usufruito molto meno. Anche questo dipende un po' dalle vicende particolare in questi giganti economici emergenti come la Cina e l'India rispetto a. Il principale svantaggio, ci sono molti svantaggi, ci sono vantaggi molto importanti, ad esempio perché è caduta l'inflazione molto negli anni 90 e 2000 rispetto agli anni 70 e 80? In larga misura, non certo solo per questo, in larga misura perché cominciavano a venire i prodotti cinesi o i prodotti dei paesi emergenti a costi molto più bassi, che sostituivano, almeno per certe fasce di prodotto, sostituivano i prodotti americani e europei sui mercati americani e europei. E quindi questo cambierava l'inflazione. Naturalmente una analisi dell'inflazione deve tenere conto di molti altri problemi. Questo è stato un problema importante. Tuttora c'è anche la globalizzazione avanti, ma se la globalizzazione torna indietro potrebbe esserci e fino a quando non ci saranno aumenti di tazze doganali, certo, che è quello che l'attuale inquilino della Casa Bianca sta cercando di introdurre, anzi sta introducendo. Poi vi è stato un altro svantaggio che è sottovalutato dagli economisti, molto sottovalutato, un po' meno i sociologi, che è questo. Vi racconto un episodio. Io negli anni 60 studiavo a Berkeley ed ero stato ospite di una famiglia americana per un mese prima di entrare all'Università di Berkeley. E in quel periodo
questa famiglia aveva molti amici, che erano quasi tutti amici dei dintorni, vicino di casa, quelle piccole casette della Bea, vicino a San Francisco. E questo, nel giro di un anno, la maggior parte degli amici di questa famiglia non erano più lì. Si erano spostati, ad esempio, sulla costa dell'Est, si erano spostati a Chicago, si erano spostati in Florida, in altre parti degli Stati Uniti oppure in altre parti del mondo. E questo avveniva per gli incessanti fenomeni di ristrutturazione e di conversione produttiva che già allora c'erano negli Stati Uniti. Ma questi fenomeni si sono ancora accelerati fortemente con la globalizzazione. Perché tutto il sistema di imprese americane, prima un po' che ritardo, ha dovuto adattarsi alla concorrenza non solo di pochi altri paesi industrializzati, ma anche di mezzo mondo, di paesi emergenti e di altri, di un numero maggiore, certamente maggiore di paesi. E quindi questo processo ha portato a strappare dalle proprie radici sociali, in quel caso, molte persone, e strappare anche le famiglie. Prima le famiglie erano unite, erano 50-60 anche negli Stati Uniti, man mano uno lavorava a New York, l'altro lavorava in California, l'altro in Italia. E adesso questo fenomeno sta succedendo anche in Italia, anche in Europa, che i figli di molti di noi o i nipoti di molti di noi lavorano in giro per il mondo, e non più nella città. Questo è una cosa molto importante, perché quando lo spostamento e lo sradicamento dalle radici sociali è fatto in modo volontario, va benissimo. Il giovane che va lontano dalla famiglia, gli amici che vanno lontano dai propri amici, ma volontariamente, perché hanno un'occasione migliore, possono migliorare la qualità della loro vita, va benissimo. Ma quando diventa involontario, forzato, perché chiude lo stabilimento qua e apre là, perché chiude un settore di attività economica, certe competenze diventano obsolete e vanno ricostruite altrove, allora c'è una parte della popolazione che comincia a ribellarsi, perché lo stress psicologico e sociale è forte. Questo è un punto che è stato sottovalutato dagli economisti, per esempio, ma anche qualche volta anche i sociologici. Ma vantaggi e svantaggi della globalizzazione, ci sono molti altri di cui non mi soffermo, che li conoscete. Vantaggi e svantaggi della globalizzazione vanno considerati non in termini generali, ma in termini non in termini generali e atemporali, ma tenendo conto del paese, del settore e del periodo in cui si manifesta. Ad esempio, gli Stati Uniti hanno usufruito molto negli anni 50, 60, 70 all'economia americana della globalizzazione, perché hanno potuto tentare di costruire un impero economico globale dopo che è entrato parzialmente in crisi e poi in crisi più profonda il sistema fordista di sviluppo che li aveva accompagnati fino agli anni 70. Quindi non avevano più i vantaggi del sistema fordista di sviluppo per le grandi imprese, per le medie imprese. Allora hanno cercato di investire nei paesi che crescevano di più negli Stati Uniti, ad esempio l'Europa, che nel 73 cresceva di più negli Stati Uniti, e investire in mercati che, in cui il tasso di crescita era maggiore. Quindi gli Stati Uniti si sono giovati molto alla globalizzazione e difatti hanno spinto sulla globalizzazione. Gli Stati Uniti già
dall'immediato dopoguerra allo spinto verso l'internazionalizzazione e poi la globalizzazione, sia direttamente sia attraverso l'Organizzazione Economica Internazionale, che essi non dominavano ma influenzavano molto pesantemente. Ma poi è cominciato un migration, cioè la globalizzazione ha accelerato fortemente il processo di deindustrializzazione degli Stati Uniti. Voi vedete che in percentuale degli occupati l'industria perde moltissimi occupati già molto prima, negli anni 70-80, ma come valore assoluto degli occupati dell'industria, dell'industria manifatturiera, la transizione dalla fase di ascesa alla fase di discesa è mediamente il numero assoluto di occupati dell'industria manifatturiera cade, e cade sempre più rapidamente man mano che la globalizzazione diventa più forte. Deindustrializzazione cosa vuol dire? Perdita di posti di lavoro nei settori tradizionali dell'industria, per esempio l'industria automobilistica. Certo, la perdita di posti di lavoro non è dovuta solo alla globalizzazione, è dovuta ad esempio al progresso tecnologico, all'automazione, certamente, ma in parte anche alla globalizzazione. E quindi questo processo di accelerazione rapida della deindustrializzazione americana, voi potete dire, sì, ma intanto sul crescita terziario, c'è l'occupazione americana attraverso gli anni di crisi, ha continuato a crescere. Perché il terziario compensava, la crescita terziaria compensava la discesa dell'industria. Però il terziario cos'è? E anche qua purtroppo noi economisti siamo pigri, perché abbiamo usato la categoria di agricoltura, industria, terziaria, la tripartizione dovuta a Colin Clark e poi a Simon e poi a Simon Coates e poi a tanti altri, ma non abbiamo tenuto conto che il terziario è molto eterogeneo sul terreno. Cioè il terziario è ricco, con lavori molto ben pagati, di lavoro abbastanza sicuri, eccetera. C'è il terziario povero. E la maggior parte dei lavori terziari sono del terziario povero, non del terziario ricco. E anche se cresce il numero di occupati del settore terziario ricco, negli Stati Uniti è cresciuto più rapidamente il numero di occupati del terziario ricco. E questo ha provocato la reazione politica, la sociale e la politica. E Trump deve, in parte il suo successo elettorale, deve la sua vittoria alla vittoria in tre stati che prima erano democratici, tradizionalmente democratici, e con forte presenza sindacale, che sono il Michigan, l'Illinois e la Pennsylvania, dove per un complesso per tutti e tre stati 75.000 voti, solo, sommando tutti e tre gli stati, di differenza rispetto agli Clinton, Trump ha vinto la presidenza americana perché ha avuto, come sapete, tutti gli elettori, i grandi elettori. Bastava un voto in più in ogni stato e si prendeva tutti i grandi elettori di quello stato. E in quei tre stati Trump ha vinto l'elezione, che ha avuto meno voto popolare di Hillary Clinton, ma è riuscito con la sua promessa populista a far credere a molti lavoratori che avevano perso il posto di lavoro, oppure che avevano valori meno pagati, perché i giovani, anche la FCA, erano meno pagati rispetto a quello di... Certo, quello faceva parte del pacchetto, che, è stato che GM e Chrysler, parallelamente, visto che erano entrambe le due società in bancarotta, parallelamente accordo che fu raggiunto con la cosiddetta task force di Obama, del presidente Obama, che ottennero GM Ford e Chrysler, che i neo assunti sarebbero stati pagati meno e avrebbero avuto anche meno benefici
dal punto di vista della sanità e dell'assicurazione sanitaria e pensionistica rispetto ai, tra virgolette, anziani. E quindi capite che Trump, promettendo che first America first, promettendo quindi una politica anti-globalizzazione, promettendo una politica anti-immigrazione, promettendo una politica che cercava di attirare investimenti esteri negli Stati Uniti, ma cercava di evitare investimenti di imprese estere fuori dagli Stati Uniti, promettendo questo, ha avuto un certo peso sulle scelte elettorali di stati che erano tradizionalmente maggioranza democratica e influenzati molto dai sindacati. E quindi questo problema va tenuto presente. Gli Stati Uniti, ma potrei parlare anche dell'Italia e di altri paesi, in certo periodo hanno avuto vantaggi maggiori della globalizzazione degli svantaggi, anche se distribuiti in modo non sempre equo all'interno della popolazione del mondo. Ma in altro periodo, con backlash che c'è quando i paesi come la Cina eccetera riescono a penetrare rapidamente sul mercato americano, la globalizzazione porta anche a notevoli svantaggi ed acuire le disuguaglianze delle redditi, dei salari e così. È importante anche tenere, dal punto di vista macroeconomico, tenere presente questo fattore. Il fatto che gli equilibri economici mondiali sono saltati. Guardate, queste sono basate sui livelli di PIL totale, prodotto interno lordo totale, ponendo gli Stati Uniti uguali 100 e basando sui dati, sulle stime, molto difficili e anche controverse, in parità di potere d'acquisto. E voi vedete che il paese con la più grande economia del mondo, come PIL complessivo nel 1870, è la Cina, poi l'India, poi Regno Unito, poi gli Stati Uniti. Ma nel 1952, soprattutto se vedete i dati chiamati EKS dal nome degli autori che hanno introdotto questo tipo di metodo di calcolo delle parità di potere d'acquisto, la Cina è scesa al 2,7% del PIL americano, l'India al 13,3% e il Regno Unito al 25%. Quindi il Regno Unito, che prima aveva nel 1870 un PIL complessivo superiore secondo i popoli degli Stati Uniti, si trova ad essere avere un PIL complessivo un quarto di quello degli Stati Uniti. Ma vedete poi, dal 73 e soprattutto dal 90 in poi, cosa cambia? E questo cambia anche in parte per l'organizzazione, non solo per l'organizzazione, per tanti altri fattori, ma anche in parte per l'organizzazione. L'economia più grande del mondo in parità di potere d'acquisto diventa la Cina. La seconda economia più grande del mondo diventa, rimane, gli Stati Uniti, che erano prima erano primi, e la terza è l'India. Naturalmente il PIL pro capite, i livelli di industrializzazione, i livelli di tecnologici di Cina e India sono ancora molto inferiori a quelli degli Stati Uniti, ma come entità complessiva, come dimensione del mercato, la Cina ha superato gli Stati Uniti e l'India è arrivata circa metà del livello americano. E l'Italia, vedete, ha meno del 12% del PIL degli Stati Uniti, quindi meno del 10% del PIL della Cina. Dare un'idea. Mentre avevo qui molto più grande all'inizio degli anni. Quindi la globalizzazione è intervenuta a mutare molto gli equilibri economici mondiali, insieme a tanti altri fattori, non ho tempo per prendere in considerazione. Guardate anche altri indicatori, prendendo soltanto gli Stati Uniti, la Cina e l'India. Il PIL totale, abbiamo già visto,
dal 90 al 2017 la Cina passa dal 19% al 120% del PIL americano, l'India dal 15% al 47%. Come PIL pro capite la Cina passa dal 4% al 28,5%, l'India dal 4,7% al 12%. Mentre come popolazione voi sapete che la Cina ha una popolazione 4 volte e mezzo quella degli Stati Uniti e l'India attualmente quasi 4 volte quella degli Stati Uniti. Ma guardate anche gli investimenti in percentuale del PIL, cioè tasso di accumulazione anno per anno. La Cina ha attualmente il 44% quasi, contro gli Stati Uniti che hanno il 21,5%. L'India ha il 30% contro il 25% degli Stati Uniti. In termini di stock di capitale, la Cina ha già superato gli Stati Uniti, stock complessivo di capitale, avendo tassi di crescita degli investimenti negli ultimi tre decenni tripli rispetto agli Stati Uniti. Quindi circa tripli con gli Stati Uniti. Vedete come sta cambiando l'equilibrio economico così rapidamente. Gli anni medi di scuola, ad esempio, per capitale umano, la conoscenza, gli Stati Uniti erano molto avanti rispetto a Cina e India, però c'è stata una riduzione molto rapida del gap. Avevano nell'anno 90 quasi tre volte il livello della Cina e quasi quattro volte il livello dell'India, adesso hanno meno del doppio della Cina come livello medio. Anni medi di scuola, la popolazione superiore ai 25 anni e l'India anch'essa è progredito ma meno della Cina. E come spese cerca il gruppo in percentuale del PIL, vedete che gli Stati Uniti hanno un po' aumentato dal 2,4 al 2,8%, ma la Cina è passata dal 0,6 al 2,1%. Quindi 5 volte in più, quasi. Mentre l'India è rimasta è circa pari, ma crescendo al 6-7%, mantenere lo 0,6% vuol dire crescere molto più rapidamente gli Stati Uniti anche per questo indicatore, anche l'India. Vediamoci il 5. Quindi vedete che questo si riflette anche nel cambiamento dei rapporti economici internazionali. Vedete che le esportazioni totali di beni e servizi, in miliardi di dollari, negli Stati Uniti erano molto superiori a quelli della Cina ancora nel 2000, nel 2017 erano nettamente inferiori. L'India è molto più bassa, ma sta crescendo molto rapidamente, in pochi anni ha moltiplicato le proprie statistiche. Vedete la bilancia dei partiti correnti. Gli Stati Uniti sono strutturalmente in deficit, la Cina è strutturalmente in attivo. L'India è anch'essa un po' in deficit invece in questi due anni. Guardate anche gli stock di investimenti diretti esteri, perché fino a un po' di tempo fa si diceva solo i paesi avanzati, tipo Stati Uniti e Europa, che fanno investimenti diretti all'estero, nei paesi di sviluppo, nei paesi emergenti, non viceversa. Mentre invece sta cambiando rapidamente tutto. Vedete che gli stock di riserve della Cina sono passati da 28 miliardi nel 2000 a 1.482 miliardi di stock in uscita, con investimenti di enti esteri cinesi che vanno in altri paesi, compreso gli Stati Uniti, compreso l'Africa, compreso l'Europa e così via. E gli stock in entrata sono anche aumentati nel 2000. Questi quindi sono tutti indicatori che la globalizzazione sta andando avanti nonostante Trump abbia cercato di frenarlo con la globalizzazione che potrebbe conoscere. Concludo con due rapide appunti su come regolare la globalizzazione. Il guaio della globalizzazione è andata avanti praticamente non regolata. È basata sulla spinta degli Stati Uniti, delle organizzazioni economiche internazionali, tutti quanti, sia il Fondo Monetario Internazionale, sia il World Bank, sia l'Organizzazione Mondiale del Commercio, WTO,
Loxon, eccetera, tutti spingevano in favore del professor Fiapone. E questo ha portato a una forte mobilitazione, eccetera. Ma è stata abbastanza svegolata. Ad esempio, quando si faceva un accordo multilaterale, in genere si introduceva la clausola della nazione più favorita, per cui c'è un'estensione a molti paesi degli accordi che venivano fatti. E si tendeva a ridurre sia i livelli tariffari, sia i livelli tariffari in Italia, e così via, in modo molto importante. Ma invece la regolazione dovrebbe agire su diversi campi e non è stata attuata né per la regolazione economica né per la regolazione finanziaria in modo efficace. Innanzitutto la finanza. La crisi finanziaria del Giappone nel 91-92, che io vi inviterei a studiare un pochettino, a vedere, a approfondire, perché è stata la prima grande crisi finanziaria in un paese industrializzato del dopoguerra. Poi c'è stata la crisi sud-est asiatico, poi c'è stata la crisi della grande recessione nord, ma la prima veramente grande crisi finanziaria in un paese importante industrializzato è stata quella del Giappone, che aveva già in luce molti elementi della crisi della grande recessione, crisi del subprime e subprime e la crisi della grande recessione, ma che è stata poco studiata, anche se Krugman e altri hanno dedicato diversi articoli, diverse analisi di questo. E la crisi finanziaria del Giappone nel 91-2, dell'Asia sud-orientale 97-98, e poi quella iniziata nel 2007-2008 negli Stati Uniti, e poi diffusa in molti altri paesi, ha portato alla grande recessione, ha fatto capire che la finanziarizzazione così spinta era molto pericolosa e che i mercati finanziari così deregolati erano molto pericolosi. E allora cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe ritornare alla separazione netta tra banche commerciali e banche d'affari. La drastica riduzione della finanziarizzazione e della leva finanziaria, all'incisiva carbon tax sulle transazioni finanziarie internazionali per ridurre le speculazioni, alla repressione dei conflitti di interesse che sono enormi, alla sterilizzazione dei paradisi fiscali, alla completa sterilizzazione dei paradisi fiscali, che non è mai stata voluta veramente dai paesi, perché buona parte della classe dirigente di quei paesi e delle imprese nazionale dei paesi, ma usano i paradisi fiscali. Sapete ad esempio che anche imprese pubbliche italiane hanno parecchie transazioni nei paradisi fiscali. Sulle persone che avere un certo controllo da parte del governo italiano o delle banche d'Italia. Ma molto di più succede negli Stati Uniti, succede in Germania e così via. Trasporti. Ecco qua c'è un punto cruciale, mi pare che è stato poco preso in considerazione. Noi abbiamo avuto uno sviluppo enorme dei trasporti e della logistica. La globalizzazione sottende una grande crescita della necessità di trasporti e logistica. E abbiamo, quasi tutti i paesi, finanziato fortemente il settore del trasporto. Ad esempio, quando costruiamo un'autostrada, e relativi punti, quando costruiamo dei porti, penso che dobbiamo al pubblico, finanziamo il settore del trasporto. Questo va bene perché è un processo che aumenta le interconnessioni economiche, la facilità delle interconnessioni economiche, aumenta l'importazione, ma aumenta anche l'esportazione, possiamo anche esportare e così via. Tuttavia, in questi calcoli che si fanno non si tiene mai sufficientemente conto dei problemi ambientali. Il trasporto è un grande inquinatore. E se invece si facesse pagare l'intero costo dell'inquinamento ambientale,
carbon tax full. I trasporti, molti domanderebbero, i costi di molti beni aumenterebbero, ma le economie locali serve la forza che hanno meno costi di trasporti. Oppure se si incentivasse di più i trasporti che inquinano meno rispetto ai trasporti che inquinano di più. Noi abbiamo un dibattito sulla TAV, ma le ferrovie inquinano meno dei TIR. Questo è un dato molto presente, tra le tante variabili quanto sono presenti in quel dibattito. E quindi sui trasporti va fatta una considerazione strategica importante che tenga conto dei costi del clima. Sulle comunicazioni internet, e-commerce, eccetera, la regolazione dovrebbe essere almeno a livello regionale, ad esempio a livello dell'Unione Europea, eccetera. Perché cosa sta succedendo? Pensate all'e-commerce, al commercio tramite internet. Pensate a quali sono le grandi imprese che dominano l'e-commerce nel mondo. Sono o americane o cinesi. L'Europa poco niente. Anche la Germania poco niente. Pensate a cosa fate voi quando prenotate un hotel. Ormai anch'io uso Booking o altre grandi piattaforme. E pensate che questi prendono dal 17 al 18% di ogni notte del albergo che voi pagate. Chi guadagna di più sul turismo italiano? Non le grandi compagnie di alberghi, non le grandi travel agency internazionali, ma questi grandi compagnie, che quasi tutte sono diventate proprietà degli Stati Uniti e sempre più anche proprietà cinese. Siccome una volta che queste piattaforme sono diffuse, il costo marginale è basso, tipo da zero, è molto basso, è molto difficile entrare in un mercato già dominato da questi grandi piattaforme. È molto difficile. Pensate chi può sfidare nel mondo occidentale Google quanto riguarda il motore di ricerca. Difficilissimo, quasi possibile sfidare. Sono i cinesi che stanno sfidando. I cinesi hanno un mercato interno ancora più grande di quello dell'Italia. Posso permettere l'Europa pressionata, divisa e con grandi conflitti interni, non ce l'ha ancora. Poi infine l'azione ambientale sul mercato del lavoro. Bisognerebbe cercare di introdurre regole a livello globale, che ricordi sull'ambiente, sulle condizioni di lavoro, le condizioni di lavoro in generale, che penalizzano la concorrenza internazionale e chi non rispetta questi standard minimi rispetto dell'ambiente e di tutela di condizioni di lavoro. Già questo frenerebbe la globalizzazione, senza fermarla, ma frenerebbe l'ambiente più compatibile con la l'umanità, con le condizioni di vita della gente in tutto il mondo. Beh, un applauso a tutti. Grazie. Come non dire onestamente grazie per questo quadro generale che lei, professore, ci ha donato. Ma noi questa sera siamo anche particolarmente fortunati di avere, di avere l'eurodeputato Daniele Viotti, perché combinazione in una settimana, come già stato ricordato, in quel di Strasburgo particolarmente tragica, ma a Strasburgo c'era anche si è svolta una sessione particolare dell'Europarlamento per la discussione del bilancio dell'Unione Europea. E noi abbiamo qui tra noi il relatore generale. È vero che noi in Italia, che amiamo molto evidentemente i nostri giornali, le nostre televisioni,
sono particolarmente innamorate del nostro ombelico, siamo alle prese da innumerevoli settimane con la giornata decisiva per la definizione del nostro bilancio. E quindi credo che nessuno, o quasi, si sia occupato di un bilancio un pochino importante per tutti noi, che è quello dell'Unione Europea. E quindi credo che sia giusto il momento per raccontarci che cosa bolle in pentola per noi europei a livello di bilancio. Grazie. Tanto buonasera a tutte e tutti, grazie come al solito per il cortese invito, è sempre un piacere, peraltro abbiamo veramente interessato la lezione del professor Valli, è stato particolarmente utile. Se mi permettete, io direi qualcosa sul bilancio europeo e poi cercherò, saranno tempi che non mi annoiano troppo, cercherò di fare un paio di riflessioni rispetto a quanto ha detto il professore sul tema della serata, perché il professore naturalmente ha affrontato da un punto di vista scientifico con gli studi che conduce da anni, che conosciamo bene tutti gli aspetti della globalizzazione, c'è un aspetto politico, io mi occupo di politica, quindi in questo senso qua cercherò di fare qualche riflessione. Per fortuna questa settimana in realtà a Strasburgo non abbiamo discusso il dibattito, non c'è stato il dibattito sul bilancio dell'Unione Europea, l'abbiamo votato perché è da marzo che lo stiamo discutendo. Se avessimo fatto ancora una settimana di discussione sul bilancio, visto che siamo anche in ritardo perché ho fatto saltare la prima conciliazione a quella di novembre perché non c'erano le risposte che il Parlamento si attendeva, se ci fosse stata ancora una settimana di dibattito sul bilancio credo che sarei esploso io direttamente. Chiedo scusa peraltro per il prossimo gusto c'è stata la votazione, abbiamo votato un bilancio che, lo dico come dire, anche con un pizzico di orgoglio, esco dalla piemontesità che caratterizza tanti di noi che cercano sempre di sminuire il nostro lavoro, è il bilancio che ha il più alto aumento mai raggiunto nella storia rispetto al progetto di bilancio presentato alla Commissione Europea. Perché, per darvi una misura, lo scorso anno, dalla presentazione della proposta di bilancio della Commissione Europea alla chiusura delle trattative con il Consiglio c'è stato un aumento di 48 milioni di euro, l'anno precedente di 230 milioni di euro, quest'anno c'è stato un aumento rispetto alla previsione della Commissione Europea di 943 milioni di euro. Cioè il bilancio, grazie all'azione del Parlamento Europeo, il lavoro che abbiamo fatto, il bilancio del prossimo anno sarà di un miliardo più alto rispetto a quanto aveva previsto la Commissione Europea. E, come dire, non è che mi dia particolarmente soddisfazione il fatto che abbiamo un miliardo in più grazie al lavoro del Parlamento Europeo, ma sono le misure e dove, come questo miliardo, quasi miliardo di euro si distribuisce all'interno delle varie linee del bilancio. Perché noi avremo degli aumenti significativi del valore di circa 150 milioni di euro su Horizon 2020. Il professore, credo che questa platea sappia che cos'è Horizon 2020. Una delle cose che diceva, e su cui magari sul tempo tornerò prima, che diceva il professor Valle prima, è la necessità dell'Unione Europea, fra le tante mancanze che ha l'Unione Europea, c'è stata quella di non incentivare ancora di più la messa in rete, la costituzione di grandi imprese, soprattutto tecnologiche, soprattutto digitali, che facciano concorrenza agli Stati Uniti, alla Cina. E Horizon 2020 è esattamente, il suo scopo è esattamente quello, cioè quello di aumentare la ricerca e lo sviluppo nel nostro continente.
a portare 150 milioni di euro in più in un programma come Horizon ha una, vuol dire, vi dico, faccio degli esempi, so che voi, cioè questa platea può capire, però degli esempi aiutano molto. La Commissione Europea riesce a finanziare su Horizon un progetto su quattro di quelli che ottengono la votazione eccellente, non un progetto su quattro dei progetti presentati, ma di quelli che ottengono come valutazione eccellente. Con l'aumento di 150 milioni finanzia i tre quarti di quello che viene richiesto. Con l'aumento di 150 milioni di euro noi pensiamo di riuscire ad arrivare a un finanziamento leggermente più alto di tre quarti, ma ho fatto vedere uno schema difficilissimo che non sono assolutamente in grado di, né di comprendere, tantomeno di ripetere, però di aumentare la quota di finanziamento, ma soprattutto di arrivare con ogni probabilità al termine del 2019 ad aver finanziato quasi i due quarti, quindi quasi la metà, quindi di aver quasi raddoppiato i progetti finanziati dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea, con questo aumento di 150 milioni di euro. Aumentiamo di 240 milioni di euro la dotazione di Erasmus, che è il programma simbolo, no, dell'Unione Europea, non è soltanto il programma simbolo, poi adesso Erasmus Plus con il lavoratore, la mobilità dei lavoratori, tutto quello che conoscete. Mettere 240 milioni di euro in più sul bilancio del prossimo anno significa, si traduce in 130.000 nuove borse Erasmus, cioè l'altro anno ci saranno 130.000 studenti in più che usufruiranno di Erasmus. Come dire, quando queste cifre vengono trasformate in azioni concrete, riesce a vedere riesce a vedere un risultato, lo dico sempre, dal punto di vista della realizzazione pratica delle cose, mi dava molto più soddisfazione quando facevo il consigliere di circoscrizione ad Alessandria negli anni 90, perché avevamo 20 milioni di lire di bilancio annuale, però quando con quei 20 milioni di lire eravamo riusciti a mettere una targa per un partigiano, a ripristinare due banchine rotte e a fare gli attraversamenti pedonali davanti a una scuola, vedevi concretamente di aver fatto qualcosa e ti potevi spendere. Fare il parlamentare europeo, naturalmente, più ti alzi, più vai in alto rispetto alla praticità delle azioni che puoi fare, più è difficile riuscire a vedere la concretezza del tuo agire. Sapere quando la Commissione Europea mi ha spiegato che i funzionari mi hanno spiegato che 240 milioni di euro in più su Erasmus volevano dire 130.000 studenti, che quindi è una cosa concreta, 130.000 studenti in più, allora mi ha dato molta soddisfazione. Così come poi ci sono le misure piccole, no, che ti danno soddisfazione, io ci tengo sempre a ricordarla, anche perché anche se è veramente una cosa minuscola, però ci ho lavorato per un anno intero e combinazione, domani c'è il congresso nazionale dell'Associazione Italiana Dislessia. Per la prima volta abbiamo fatto un progetto pilota, dal relatore generale al bilancio quest'anno ha invitato di presentare dei progetti pilota. I progetti pilota sono quei progetti che i parlamentari possono presentare per cercare, poi ci sono quelli seri, cercare di ottenere dei progetti veri. Poi altri invece per far vedere che insomma si interessano delle cose del loro territorio, eccetera. Un progetto minuscolo che vale 500.000 euro, quindi stiamo parlando di 500.000 euro, però per obbligare la Commissione Europea ad adottare su tutti i suoi siti internet e nella stampa dei documenti, nei PDF dei documenti, ad adottare un font che sia comprensibile anche alle persone affette da dislessia. Sono cose piccole, però se a giugno, maggio, giugno, quando sarà riuscita la Commissione a implementare questo progetto, avremo fatto qualcosa di concreto. Tornando alle cifre grandi, invece un'altra, credo, cercando di rimanere legato a quanto diceva il professor Vani, un altro degli aumenti considerevoli che mi interessa, che su cui tengo particolarmente, è un aumento di 126 milioni di euro, che è il più grande, anche questo è il più grande aumento che sia stato in questi ultimi anni, un aumento di 126 milioni di euro su tutte le linee di bilancio dell'Unione Europea per la lotta al cambiamento climatico.
COP21, COP24, Trump, sapete...